Ciao a tutti, continuando il discorso di ieri sull'interazione con le persone che la pensano diversamente da noi, una piccola osservazione. Internet ci aiuta in molte cose, però in un aspetto ci rende la vita un po' più difficile. Quando noi siamo in una discussione dal vivo con un amico o più amici, il fatto di intervenire, di dire qualcosa, di esprimere la nostra opinione o di, a nostro avviso, correggere qualcosa detta dall'altro, è una cosa del tutto spontanea. Non dobbiamo nemmeno pensare attivamente, non dobbiamo prendere una decisione conscia se intervenire o meno, se parlare o stare zitti. Ci viene automaticamente, ci viene molto spontaneo. Mentre quando siamo su internet, almeno a me, ma immagino di non essere l'unico, spero, questo viene molto più difficile. C'è un processo decisionale che avviene consciamente. Quando vedi un post, qualcosa con cui non sei d'accordo, comunque senti di dover dire la tua, io ci perdo un po' di tempo a pensare se starmene zitto o se dire qualcosa. Perché? Beh, perché il pubblico è fondamentalmente diverso, specialmente se parliamo di Facebook. Quando tu hai, non so, un centinaio di amici, un po' di più, e anche la persona con cui interagisci ha altrettanti amici, intervenire, aggiungere un commento a un post di un altro, beh, è un po' come quasi come alzarsi a teatro. Immaginiamo che c'è quella persona sul palco di un teatro, no? Che sta parlando a 200-300 persone, e dice una cosa che non ti piace, tu ti alzi e dici la tua. E non so se il paragone si è azzeccato, però secondo me le reazioni che suscita in entrambe le persone sono abbastanza simili, perché io vedo che in internet la gente diventa molto più permalosa, e più, come si dice, no, guerrigliera, anche più attaccabrighe a volte, perché sì, ci sentiamo di avere un pubblico, non vogliamo dar la vinta all'altro, forse anche il fatto che non lo vediamo davanti a noi di persona un po' ci condiziona e ci toglie quei freni che magari nella vita reale avremmo. Beh, allora cosa fare? Non lo so, io vi dico come mi comporto io in genere, come cerco di comportarmi. Quando vedo una notizia, un'affermazione che secondo me, anzi, che è falsa, nel senso che sono assolutamente certo di poter dimostrare che è falsa perché ho passato un po' di tempo a investigare la questione, oppure la conosco molto bene e sono convinto che è fattualmente falsa, beh, allora secondo me non è giusto lasciarla passare senza commenti. E allora faccio notare che è falsa. Com'è che si fa questo? Beh, bisogna sempre tenere presente il paragone col teatro, nel senso che sì, bisogna essere un po' delicati, cercare di non offendere la persona, perché in realtà non si vuole fare, almeno io non voglio fare un confronto o mostrare che so di più. Voglio semplicemente che la gente sappia, si sia un po' più accorta nel valutare questa notizia o questa affermazione, considerare che magari c'è un'altra faccia. E allora anche il commento che si fa deve essere fatto con tatto, diciamo. Allora magari, anche se sono convinto che l'affermazione sia falsa, ma riuso parole un po' più tenere, espressioni più tenere. Non dico guarda, questo è falso, ma gli dico beh, guarda, c'è anche un'altra faccia della medaglia, oppure c'è anche quest'altro fatto da considerare, oppure guarda, c'è chi la pensa diversamente, cose del genere, ecco.
Per quanto riguarda opinioni diverse, se qualcuno esprime opinioni diverse che secondo me sono assolutamente sbagliate o ingiustificate, beh, lì molto spesso lascio perdere, nel senso che un'opinione è un'opinione, una cosa che a volte è interessante fare con alcuni tipi di persone che so che sono intelligenti, diciamo, che sanno argomentare, e magari informarmi, chiedere, cercare di capire perché uno la pensa così, non per provocare, sia chiaro, deve essere una curiosità genuina, sapere perché una persona che magari tu ritieni così intelligente la pensa in modo così strano, senza far notare che magari per te è assurdo, ma veramente cercare di fare in modo che la persona sia libera di esprimere il suo parere e vedere quali sono le sue ragioni. Ecco qua, questo è il consiglio del saggio per oggi. Vi saluto e buona giornata.